amici di Vending TV, bentornati. Oggi, nella giornata forse più afosa e calda di questa estate 2015, ci troviamo a Torre del Greco, in provincia di Napoli. E ci troviamo presso il primo punto quotidiano Point, un nuovo format inventato da Fabio Teti, che abbiamo qui con noi e che a questo punto chiamiamo per poter salutare gli amici di VendingTV.it. Ciao Fabio, ciao a tutti gli amici di Vending News, ciao a tutti. Allora, Fabio, questa è l'inaugurazione del primo punto vendita, diciamo, del quotidiano Store, prima ancora che quotidiano Point. È un quotidiano Store, sì, in effetti è il primo concept di caffetteria. Abbiamo anche creato un hashtag apposta per riprodurre il tipo di caffetteria internazionale, dove si consuma a parte il caffè al banco in sala, frutta fresca, ci sono prodotti particolari come creme. È un servizio dove il cliente, oltre che acquistare prodotti che possiamo consumare in loco, può anche comunque portarli a casa, praticamente acquistarli come se fosse proprio uno store. Quindi il nome ancora non è venuto fuori, caffetteria è quello che più è venuto meglio praticamente. Ma allo stesso tempo è un tipo di concept che raggruppa tutti i prodotti relativi al mondo del caffè e del tè. Fabio, tu ti trovi qui oggi in ruolo di consulente. Spieghiamo un attimo intanto come mai ti trovi praticamente in divisa, completamente in nero, e a supervisionare quello che è l'operato dei lavoratori, diciamo, e anche dell'imprenditore che ha fatto questa scelta molto importante credendoci. Assolutamente, è molto importante innanzitutto creare un bel rapporto con chiunque abbia intenzione di credere in questo format. Io insieme a tutto il mio team, che sono designer e architetti, abbiamo creato questo concept che raggruppa un po' il settore più forte, che in questo momento è quello del caffè e delle caffetterie. Io sono qui in ruolo di supervisore, nel senso che una volta creato questo progetto, l'abbiamo sviluppato negli ultimi 4-5 mesi, portato avanti e creato l'intero negozio, l'intero locale, che poi ha delle sale molto particolari, quindi studiate anche nel dettaglio tutto. Ma oltre a questa fase che ho dovuto apportare, c'è anche quella di supervisione e di consulenza tecnica di un inizio, come un avvio, dare un avvio comunque all'imprenditore, a formare il team, formare il personale, istituire comunque tutte quelle che sono le notizie importanti, le informazioni per poter procedere per i primi mesi di attività. Fabio, intanto diciamo che questo ha un appendice, un po' c'è qualcosa di visto in Inghilterra, c'è qualcosa di visto in qualche paese asiatico, cioè tu hai raggruppato un po' di cose viste dappertutto, hai scelto il meglio e sei andato a creare un format che è multiculturale, se vogliamo. Multiculturale, esattamente. Abbiamo raggruppato proprio questo, l'intenzione di creare la caffetteria internazionale vista un po' a New York, vista un po' a Londra, dove il caffè si consuma macinato al momento, dove il cliente può da solo scegliere il tipo di miscela che vuole assaggiare questa mattina. Abbiamo raggruppato anche i fruit bar che nascono sui ciringhiti delle spiagge brasiliane, i ciringhiti di Ibiza, dove la frutta si consuma centrifugata, agglomerando anche un po' la tendenza del momento, che è quella di allontanarsi dal prodotto industriale, dal prodotto preconfezionato, e avvicinarsi verso un prodotto buono, genuino, fresco. La frutta è il migliore esempio. Oltre a questo, il nostro format comunque presenta anche tipi di prodotti artigianali che scegliamo in base un po' alle tradizioni locali. In questo caso abbiamo avuto possibilità di avere dei tiramisù molto particolari, creati in momento con 10-15 gusti diversi: tiramisù alla nocciola, al pistacchio, al cioccolato bianco, al cioccolato fondente, alla mandorla, quindi puntare su un prodotto in particolare e farlo bene. Dopodiché proveremo anche a inserire dei cornetti con marmellate artigianali, ma sempre all'insegna del farcite all'istante. Farcite all'istante, ovviamente, tutto all'insegna del fare al momento, come le macedonie, come si just in time. Just in time, esatto, just in time, e poi take away o sit here praticamente.
puoi accomodarti all'interno della sala. Abbiamo puntato molto sull'ambiente creato all'interno della sala, quindi una climatizzazione perfetta, nel senso che se è caldo fuori ovviamente all'interno vuoi trovare un posto confortevole e fresco, viceversa nei periodi invernali. Abbiamo puntato sull'armonia della musica, che in effetti crea comunque un ambiente, un'atmosfera, così che il cliente si senta a suo agio. Abbiamo la possibilità di creare di volta in volta delle serate, degli eventi sia culturali che artistici. La nostra intenzione era quella di avvicinare poi il prodotto e il servizio, il momento del caffè con un momento anche culturale. Il locale in questo caso è stato allestito e riempito di cornici, di quadri e di posti dove applicare delle sculture, perché di mese in mese, questo è il programma per i primi mesi, è di inserire le varie tematiche artistiche, come per esempio quadri, come per esempio tatuaggi, come per esempio graphic designer, sculture allo stesso tempo, e presentarle con o artisti locali o comunque artisti legati a questo tipo di territorio. Sappiamo che in questo caso Torre del Greco è un'area molto classica, barocca, quindi ecco perché lo stile legato un po' all'industrial, che è quello che propone le caffetterie internazionali, alla ritmica un po' barocca in questo caso, con le cornici, con l'arte. Fabio, ma Quotidiano Point non è solo caffè. Quotidiano Point non è solo caffè, Quotidiano Point usa un caffè, brandizza un caffè che scelto tra varie miscele viene proposto come il caffè quotidiano, ma oltre a questo ci sono tutta una gamma di serie, una gamma di prodotti, sia in cialde, in macinato fresco, capsule, grani, prodotti aromatizzati, caffè per la moca, novità molto particolari come i barattolini aromatizzati, che è una chicca unica del brand quotidiano, ma inoltre c'è anche il settore tè è tutto di importazione direttamente dal paese di provenienza, direttamente dalle fattorie di coltivazione. Ci sono oltre 200 tipi di tè a catalogo, i tè sono freschi in foglie, vengono scelti dal consumatore direttamente, visti dal barattolo in trasparenza, annusati prima di poterli scegliere, e se è il caso ovviamente degustate il logo. Oltre a questo, abbiamo detto prima, facciamo frutta di coltivatori locali. Abbiamo scelto un fornitore qui in Torre del Greco, che è il migliore che fornisce frutta, e ogni mattina ovviamente scelta con la frutta che ci porterà direttamente il logo. Possiamo... E quindi in questo caso a chilometro zero? A chilometro zero ovviamente, sia le marmellate, sia le creme che la frutta appunto. Preservando dunque quelle che sono le caratteristiche del territorio, esaltando tutti i prodotti che fanno parte di questo territorio, ma... Non finisce qui, perché io alle mie spalle vedo dei silos con del caffè in grani. In questi silos ci sono delle monorigine e delle miscele. Spieghiamo che cosa significa monorigine. Il monorigine è il caffè che proviene ovviamente da un'unica regione. Ci sono vari tipi di culture di come bere il caffè, ovviamente in base alla tostatura e in base al processo di lavorazione il caffè cambia aroma e cambia completamente il gusto. Ci sono tradizioni che qui non vengono ancora accolte come se fossero mondanità, ovviamente un caffè 100% arabica ha un sapore completamente diverso da una miscela. Noi le proponiamo singolarmente, proponiamo di volta in volta i vari caffè provenienti dal Kenya, dal Brasile, dal Guatemala, dal Costa Rica, c'è il Messico. Sono caffè che vengono assaggiati anche in sede, a volte facciamo degustazioni con la moca, la classica moca, perché i consumatori principali di questi tipi di caffè hanno la moca. Allora vogliono assaggiare un caffè fatto da loro, possono stesso loro all'interno con un fornetto farsi il caffè e provare le varie miscele. Trovare addirittura la miscela ideale, ossia partendo da una base di arabica, abbinandola con un tipo di robusta, crei la tua miscela ideale, praticamente ti segni il tipo di caffè, di grani che hai usato, ed ogni volta che vieni ad acquistare in questo tipo di negozi avrai il tuo caffè personale. Questa è una cosa molto particolare, molto, molto simpatica, partendo innovativa. Che può essere naturalmente replicata in ogni posto d'Italia, d'Europa, del mondo, con le stesse regole, lo stesso protocollo operativo, se vogliamo. Questo è il nostro piacere, questo è il nostro obiettivo, perché il format è già creato, ha una faccia, ha un aspetto, ha tutto strutturato.
Quello che cerchiamo proprio questo è di spingere questo format in qualsiasi capoluogo, città, che sia anche all'estero, perché comunque un abbinamento di caffetteria e rivendita di prodotti non è ancora tanto comune all'estero quanto si crede. Però sì, il nostro obiettivo è proprio quello di cercare di spingere questo tipo di format e far avvicinare imprenditori, far avvicinare consumatori all'idea di avere una caffetteria internazionale quotidiana. Ecco, io ne approfitto per segnalare che mi è saltato subito all'occhio la presenza delle macchine della Faber Italia e nello specifico tutta la collezione dedicata a Diabolik. Per Faber Italia non potevamo praticamente non regalare uno spazio enorme, dopo aver curato tutta la comunicazione e l'immagine delle Rock and Color e delle macchine Diabolik, abbiamo creato un'esposizione di tutte le macchine di design all'interno del negozio. Sono macchine solide, le abbiamo presentate come lo strumento per ricreare lo stesso tipo di caffè che poi assaggeremo all'interno dei negozi, perché sia in grani ma anche il risultato in cialda viene proposto e spinto, perché queste macchine fanno un caffè quasi, se vogliamo dire, praticamente uguale a quello del bar, se vogliamo azzardare, perché sono solide, il caffè non si distingue la differenza tra un caffè in grani, cioè un caffè al bar e un caffè in cialda. Allora noi proviamo, questo è lo strumento per fare anche tu il caffè a casa come lo serviamo noi. Bene, e allora nel dirvi che non ci sono solo le cose che ha elencato lui, perché tu te ne sei dimenticata qualcuna, io ho osservato con molta attenzione tutti i prodotti che sono esposti sugli scaffali, manca il miele, manca l'aloe, manca lo zucchero, i vari tipi di zucchero e di dolcificanti che possono essere acquistati in questo Quotidiano Point e naturalmente poi in tutti quelli che saranno i Quotidiano Point replicati successivamente in altre location. Fabio, diciamo che questa location è particolarmente bella e spaziosa, oltre a esserci la vendita diciamo tradizionale di un coffee shop di vecchia generazione, se vogliamo, così come ce ne sono tanti in Italia, saranno un migliaio o poco più. C'è un'evoluzione con la degustazione e quindi ancora il servizio dedicato alla frutta e ancora la rivendita con l'angolo dedicato al tè, con un'adeguata sala da tè. Doppia nel vostro caso, un piano superiore e un piano sullo stesso livello del negozio a fronte strada, proprio per garantire un po' di riservatezza a chi si vuol fermare, vuole giocare con il PC mentre degusta la sua qualità di caffè o il suo drink preferito. E allora, ringraziamo intanto gli amici di Venni TV che hanno avuto la pazienza di ascoltarci negli ultimi 10 minuti e invitiamoli semmai a scrivere per chi fosse interessato a replicare questo format. Assolutamente, ti ringrazio innanzitutto per aver rielencato tutti i prodotti che io non ho fatto, praticamente dozzine di zuccheri di provenienza dal mondo, zuccheri aromatizzati, mieli biologici, locali, cioccolate artigianali, cioccolate di Modica, li guardo mentre li elenco, caffè verde, spezie, cannella, ci sono oggettistica sia per caffè che per tè, teiere, tisaniere, eccetera, eccetera. Andrebbe avanti. Insomma, tanta roba, ragazzi. Andremo avanti per tanto. Sì, invito a chiunque abbia intenzione di investire in una nuova attività, o che sia già del settore o che non sia del settore, perché noi possiamo fornire comunque consulenza e comunque un aiuto per quanto riguarda le forniture, l'acquisizione dei prodotti, eccetera, eccetera, lo ripeto. L'indirizzo a cui potete rivolgervi è info@vendingmarketing.com. Scrivete pure, scrivete in tanti se lo desiderate e per ognuno ci sarà la giusta risposta affinché possiate replicare questo format nella vostra città, nel vostro paesino, nella vostra località per riuscire a fare sviluppo di un nuovo tipo di business. Fabio, grazie. Grazie a te Fabio e grazie a tutti gli amici di Vending News. E allora noi nel frattempo andiamo via, vi lasciamo però con
il sapore, il gusto, l'odore del caffè che viene estratto, macinato e preparato alle nostre spalle, che voi non potete sentire. Noi nel frattempo riusciamo ad assaporarlo perché è particolarmente intenso. Bene, Fabio Russo per VendinTV.it qui a Torre del Greto, nel primo punto vendita quotidiano Point, o quotidiano store, o quotidiano shop se vogliamo. Questo è un quotidiano store, caffetteria quotidiana in questo caso particolare. Comunque quotidiano store perché raggruppa entrambe le categorie, quella di shop e di ristorazione. Bene, noi proseguiamo.